So chi ero stamattina, non so chi sarò questa sera. Non mi sono mai sentito maschio, non ho mai agito da maschio, non ho mai pensato da maschio. Poi negli anni le cose sono cambiate. Dell'esistenza della transessualità. Quindi a un certo punto cosa ho pensato? Ho pensato di essere gay, però capivo che non gliene fregava niente di mettersi la gonna o di truccarsi o di avere i capelli lunghi, le unghie, i tacchi. Io mi piaccio di più così in realtà, di quando esagero. Stata giudicata perché ho le tette troppo dure, tocco da uomo, bacio da uomo, faccio da uomo, ho detto probabilmente lo succhio anche da uomo, ecco perché lo succhio bene. Allora a sto punto, se devo dirla tutta, ci sono stati momenti in cui ho pensato che essere transessuale potesse veramente equivalere a una qualche forma di follia. Qual è il limite per far contento l'altro? Si può parlare d'amore? Si tratta d'amore? O si tratta di stupidità? Per la società ti rimani comunque una transessuale anche se ti operi. E poi sei rifiutata perché non sei più neanche la perversione. Non sei una donna, non sei un uomo, quindi sei niente. Dicono se devo andare con una con la vagina, vado con una donna biologica. Quindi è un'operazione che devi essere decisa a farla, la devi fare per te stessa. Non devi pensare che questo cambierà il parere degli altri. Gli altri ti vedranno sempre come la transessuale. O meglio, il trans. Il trans è la donna che diventa uomo. La trans è l'uomo che transita e diventa donna. È un concetto banale, ma solo questo fa entrare nella testa della gente. Complicatissimo. Però la libertà è anche questo, no? Poter pensare quello che ti fa star meglio. No. One way or another.